Plants vs. Zombies, Heroes, the lawn of a new battle. Ragazzi, rieccovi qua. Bentornati sul mio canale, il Cico che vi parla. Spero non vi dispiaccia questa scia di episodi qua su Piante contro Zombie Eroi. Questi episodi di serie sono ancora rimasto un po' elettrizzato dagli scorsi episodi, quindi ho deciso di rimanere su Piante contro Zombie Eroi e avere tutta l'intenzione di continuare con la serie principale e passare alla fazione degli zombie. E quindi, detto questo, andiamo in collezione e vediamo in dettaglio di quale personaggio stiamo parlando per quanto riguarda la fazione degli zombie. Ci mancano due soli personaggi, ragazzi, anche per questa fazione. Ve li evidenzio. Il primo in ordine, i Morticia, e infine Z-Mac. Questo episodio, secondo l'ordine con cui li ho sbloccati, mi riferisco appunto ai personaggi, abbiamo i Morticia, appartenente alle due categorie cervellosi e bestiali. Le sue abilità sono inoltre: la prima, evocazione, genera uno zombie casuale che costa due cervelli o meno, evapora, distrugge una pianta danneggiata, pesca una carta, pioggia acida, tutte le piante sul terreno tengono -1/-1, e la sua abilità speciale, demone della strega, genera zombie pistrelli, attacco 2, difesa 1, che dicono quando danneggia una pianta pesca una carta. Quindi due abilità su 4 gli danno la possibilità di riciclarsi, quindi di pescare una carta, mentre le altre due sono come pura difesa. Abbiamo lei, e quale mazzo abbiamo associato al suo nome in questo episodio? Si tratta del mazzo intitolato Branco di Orchi. È la copia incolla di questo mazzo strategia per i Morticia. Si tratta di orchi sguinzagliati, con alcune piccole modifiche, oltre al fatto che non possieda la terza coppia del Zombot 1000. Non so perché l'ho chiamata 9000 nello scorso episodio, forse mi ricordavo un altro nome. Però si tratta di Zombot 1000. Nel mazzo strategia ne inserisce 3 coppie di questo orco. In realtà io ne ho possiedo solo 2 di lui, quindi ho rivisto questo mazzo e ho fatto alcune piccole modifiche. Ho aggiunto 2 coppie del spazzacamino, ho tolto una coppia del in testa zombie e ho tolto anche l'attacco bonus, sostituendolo con la terza coppia dell'elettricista. La strategia in sintesi di questo mazzo è stare in vita il più possibile ai primi turni, ragazzi, sia grazie agli zombie sia grazie ai trucchi inseriti in questo mazzo, per poi sorpassare l'avversario con questo numero decisamente importante di orchi abbastanza forti, ben preparati e che certamente chiedono da parte della avversario un consistente investimento di carte per farli fuori. Diciamo che per quanto riguarda la prima parte del mazzo, un po' può essere considerato mazzo controllo, però non tanto, visto che a differenza delle piante, gli zombie purtroppo hanno diviso, diciamo possiedono 2 turni, quindi il primo turno giocano gli zombie, il secondo turno i trucchi, e quindi al massimo possono solo controllare con i trucchi, visto che si possono adattare le giocate da parte degli avversari. Ecco perché solo in parte può essere considerato mazzo controllo. Dall'altra parte possediamo zombie che certamente possono dare fastidio, ma che possono anche sfruttare le loro abilità per dare una mano agli orchi, potenziandoli o addirittura dandogli attacco bonus. Sto parlando appunto dell'elettricista e dello Yeti. Comunque andiamo in specifico di ogni carta, partendo dalla prima: 4 coppie del boccone, 2 coppie dello zombie spazzacamino, 4 coppie del teletrasportatore, carta che ci servirà tanto e speriamo di attuarla insieme agli orchi. Trasporteremo gli orchi sul campo da battaglia nel turno dei trucchi se avremo l'occasione. 2 coppie del in testa zombie, 4 coppie del teletrasportami, 3 coppie dell'elettricista, 3 coppie del razzo, 3 coppie dello Yeti, 4 coppie del orco frantumante, da frenesia a tutti gli altri orchi, 1 coppia delle cavallette, 2 coppie del orco degli abissi, 3 coppie del mago orco, da colpo perfetto agli orchi, 3 coppie del orco infermiere, e infine la nostra carissima leggendaria Zombot 1000.
Fantastico. Abbiamo la leggendaria e speriamo di, con questo mazzo, di sopravvivere fino ai turni finali, nono, decimo, così che vi possa anche far vedere in questo episodio Zombot 1000. Comunque, prima di saltare le missioni degli zombie, ragazzi, ho qualcosa qua per voi molto interessante. E sto parlando della sfida giornaliera, perché in modo anticipato, come vedete, il gioco ci dà la possibilità di utilizzare l'impostore. Anche questa carta l'abbiamo visto nello scorso episodio, nella mano del nostro avversario, se vi ricordate. La cosa divertente è che dalla sua abilità appunto ci fa pescare uno zombie, uno zombolino casuale, però a quel zombolino dà anche i baffi, non so perché. Comunque, la partita l'ho registrata, la partita è cervello congelato contro bagliore solare, godetevela, dopodiché ritorniamo qua e continuiamo con le missioni nella fazione degli zombie. Thank you.
Benissimo, l'avete visto. E adesso, senza perdere ulteriore tempo, direi che è giunto decisamente il tempo di continuare con queste missioni. Anche qua, nono capitolo, duello a minigolf contro l'avversario pianta, cavaliere di noce. Non sarà facile, ragazzi, con questo mazzo, perché possiede poche carte che possono affrontare in modo decisivo le noci. Sto parlando del mazzo di Mortice, però vedremo come andrà a funzionare, anche perché non avremo come avversario cavaliere di noce in ogni missione, giusto 3 su 5. Ma non parliamo più, preparatevi, prendete posto, siamo carichi, direi di saltare nella prima missione. Nono capitolo, duello a minigolf, andiamo. Trasmissione in arrivo da Zombotron, oggetto cavaliere di noce. Quel miserabile cavaliere di noce è un guastafeste. Che tipo insolente. Lo guardano sulla Z News in TV. Prendetelo. Ci sta rovinando la partita golf il cavaliere di noce, o a mini golf. Benissimo, allora, diciamo che il nostro mazzo possiede abbastanza orchi, quindi avremo la possibilità di pescarli nei successivi turni. Ricicliamoli e speriamo di avere altre carte con costo basso, ok. Ancora questa dannata funzionalità che non si toglie. È possibile che ci dia sempre la stessa carta? Comunque andiamo così. Abbiamo il boccone, se mai giocassi chissà cosa con difesa 1, però non credo cavaliere di noce possieda una cosa del genere nel suo mazzo. Eccola qua la campanella. Passiamo il turno. Non usiamo boccone perché così non ci cura. Lo faremo successivamente. E niente zombie per adesso. Caspita. Passiamo nuovamente il turno. Passa anche lui. Ok. Aspettiamo ancora. Speriamo di pescare qualcosa di utile qua. Oh, finalmente. Usiamo l'infesta zombie qua. Ok. Spinan non ha giocato da solo. Usiamo il boccone, sì, facciamolo. Non avremo tanti bersagli su cui farlo. Anche perché il cavaliere di noce possiede tante noci, quindi diminuire l'attacco di queste noci è inutile, visto che non ce l'hanno. Benissimo, siamo pronti a bloccare tra un po'. Ecco qua lo Yeti, fantastico. Che facciamo? Giochiamo lo Yeti? Sì, e lo facciamo. Lo facciamo sulle file alte, così non viene preso di mira dal Toserba. Lo potremmo anche potenziare nel caso in cui poi venga affrontato da una pianta attacco 3. Ah no, ok, gioca in grandinenta. Ah, ecco un bersaglio valido del boccone, ma chi sapeva che c'aveva nel mazzo questa pianta. Possiamo anche usare pioggia acida, però tanto bloccheremo e poi verremo colpiti da quell'uno di attacco, quindi direi che è quasi inutile farlo. Faremo nel prossimo turno. Rigiocheremo lo Yeti, visto che ci ritorna in mano. Che abbiamo qua? No. Saranno più utili in là. Perfetto. Possiamo nuovamente giocare lo Yeti. Siamo già pieni, 10 carte, ma non possiamo più pescare, quindi dovremmo rischiare un po' di più, precare più carte. Questo Yeti ci fa pescare altre portamerende. Ok, perfetto, pioggia acida. Sveglieremo questo bacorsetto e forse lo toglieremo con il razzo. Vediamo che abbiamo tante alternative in questo turno. Che turno è? Sesto, ok. Elettricista, fantastico. Elettricista e infesta zombie qua. Toglie infesta zombie. Se proprio vuoi, sicura, va bene.
L'elettricista usa la sua abilità, visto che è da solo, e si toglieranno uno con l'altro. Giochiamo, invochiamo qualcuno qua, sì, vediamo chi esce fuori. Ah, un altro infesta zombie. Questo spinano non si occupa spazio, visto che non ha attacco e non può toglierlo da solo. Teletrasportiamo l'orco. Se gioca qualcosa sulle file alte. Comunque facciamolo lo stesso. Ok, campanella. Meno uno, meno uno. Anzi, meno due, visto che era il settimo turno. E fantastico. Non gioca niente sulla fila, sulla prima fila, quindi orco qua. Colpo perfetto, quindi neanche carica il suo blocco. No, aspettiamo. Ci serve un elettricista. Non l'abbiamo pescato. Orco no. Infesta zombie. Qua. E passiamo il turno. Si protegge. Un'abilità speciale. Un altro meno 2, meno 2. Va bene. Baccorsetto. Più 1, più 1. Meno 1, meno 1. Meno 1, meno 1. E usiamo il genera pipistrelli, la nostra abilità speciale. Peschiamo un'altra carta e passiamo il turno. Non ha... Non, che ha? Bowling di noce, granocopia, cavaliere di noce. Sta acquistando tempo, non capisco perché si protegge così tanto se poi non ha carte che gli possono portare la vittoria a casa. Un altro orco. Passiamo al turno. Ok, noce. E spinananas. Diciamo che sta solo allungando le sue sofferenze con queste noci. Siamo in svantaggio ai primi turni contro Cavalieri di Noce, però appena sguinzagliamo questi orchi è proprio... Non c'è scampo per nessuno. Orco infermiere che ha colpo perfetto e ci cura anche. Fortunatamente per lui non ha carte con attacco consistente, così che le possiamo far fuori con il razzo. Sta qua nella nostra mano per niente. Comunque, questi colpi perfetti sono fantastici. Oh, finalmente, ecco l'elettricista. Mi sa che abbiamo vinto, ragazzi. Una sola carta non può proteggersi da tutti questi orchi, quindi attacchiamo con il primo orco e facciamo ciao ciao al cavaliere. Benissimo. Prima vittoria portata a casa. Però è qualcosa di peggio. Però a quanto pare il cavaliere ha, come al solito e come ogni eroe in questo gioco, nel giocatore singolo, mazzo abbastanza scarso. Passiamo alla seconda missione. Contro Capitan Combustibile. Ecco un eroe aggressivo contro il quale ci dobbiamo guardare le spalle. Un orco ce lo possiamo anche tenere. Due teletrasportami, sì, ci può stare. Razzo anche, perché Capitan può potenziare le sue piante. Ah, fantastico. Fantastico, demone preso. Te rimani così ci carichi come al solito il blocco. Oh, zombo 1000. Bene. Usiamo il genera pipistrelli invece che teletrasportami. È uguale, però ci fa pescare anche una carta, quindi ottimo uso di questo, di questa abilità. Oh, terzo teletrasportami. Bene. Boccone. Passiamo al turno nuovamente. (Ride)
Ah, capitano, abbiamo la risposta per ogni tua giocata. Per adesso. Controllato bene per adesso. Passiamo nuovamente il turno. Ma dai, ma cosa mi combini? Non vedi che blocchiamo, ignorante. Sì, facciamolo qua. Wow, ma cos'è? Era l'uovo di quell'orco. Sì, l'orco hop hop. Zombie robot cartonato. Facciamo teletrasportami qua e passiamo il turno. Potevamo farlo. Giocavamo l'orco qua davanti e rimaneva in piedi. Comunque, nuovamente passiamo il turno. Per amica. Ok. Teletrasportami. Così. Un altro qua. E... passiamo il turno. Mi resta con una sola carta in mano. Oh. Passiamo il turno. Possiamo trasportare l'orco frantumante. Quindi facciamolo. Sperando di bloccare il colpo della sparassimi. Trasportiamo l'orco sulla fila della peramica. Uvaspra se ne va. Grande, come speravo. Ed è successo. Orco frantumante frenesia, quindi attacca anche direttamente. Bene. Ah, un altro teletrasportatore. Ah, grande. Passiamo avanti il turno. Uva. Teletrasportiamo un altro orco frantumante. Meno uno, meno uno. Sì, a lui. Andiamo così. Dai, dimmi che non blocchi. Ah, bloccato. Ah, caspita. Ha fatto bene, se no si beccava 5 diretti. Tolto di mezzo quest'orco. Ottavo turno. Giochiamo mago orco qua. Così gli orchi hanno sia frenesia che colpo perfetto. No, ma non ha giocato niente. Povero capitano. Si becca tutti questi colpi diretti. E anche perfetti. Aspettiamo. Sta già a 2. E noi non possiamo più parare. E... è giunto il momento, ragazzi. È giunto il momento. Grande. Hasta la vista, baby. Zombot 1000. Con frenesia e colpo perfetto. Un semplice pugilseme. Due semplici pugilsemi. Però è inutile. È inutile. Contro questo trio di orchi non vedevo la strada per salvarsi. Grande. Terza missione. Ritorno a cavaliere. Allora, come procede la nostra storia? Pestatelo! Boom! Circondatelo! Confondetelo! Di tutto e di più! Contro questo cavaliere dall'armatura di ferro. Duro come la pietra. Allora, oh, tutti orchi qua. No, dai! Yeti e... oh, fantastico.
Perfetto, passiamo il turno. Semplice nocciolone. O nocciolino. È un mini. Non sbagliamoci. Aspettiamo. Cadetto qua. Grande, la seconda copia del Zombot. Benissimo. Ingrandimento, ancora. Boccone. Benissimo. Noi abbiamo parato. Aspettiamo. Fantastico, teletrasporto. Un'altra volta Yeti qua. Spinananas. Potenziamolo due volte allo Yeti. Così toglie di mezzo quel cactus. E facciamo anche un po' di spazio nella nostra mano. Qua rischiamo di avere 10 carte e non pescare nessun'altra. Dov'è l'orco frantumante? Ci serve. Ora, se mai. Yeti. Tra un po' arriverà con i suoi palloncini. Bene. Eccolo qua. Povero Yeti. Se ne va. Dai, due. Che sprechi. Curiamo. Potenziamo infesta zombie. Nah, nessuna delle due. Siamo al turno. Voglio arrivare al decimo turno e teletrasportare Zombot 1000. Quindi. Orco qua. Pioggia acida. Devasta noce se ne va. Fuori dai Kabasigi. Ah, grande. Ci servirà. Spero. Prima di vincere. Ottavo turno. Elettricista. Ancora questa abilità. Che fortuna. Parte sempre con questa abilità. No, colpo perfetto. Sull'orco. No, mi ero scordato che avevo usato l'abilità. Che stupido. Boccone sul cactus, così a zero di attacco non può più attaccare. E si tiene anche la fila occupata. No, lasciamo spazio al... a Zombot su quella fila. Che turno è questo? Nono. Fantastico, un altro turno e possiamo teletrasportare il Zombot. Guadagniamo tempo qua. Bene. E non si protegge dall'orco. Forse non manco può. Ma corsetto fuori. E evochiamo questo qua. Ah, braccio di ferro. Non ha tante piante sul capo da battaglia, quindi quasi inutile teletrasportare Zombot. Però lo facciamo lo stesso, perché ci piace, perché è figo, si cura. Servirà?
Servirà qualcosa? Non credo proprio, anche perché entrambi gli orchi avranno colpo perfetto, quindi cavaliere, mi sa che hai... mi sa che farai nuovamente una brutta fine. Grande. Ah, sfortunato fino alla fine. Poteva bloccare il colpo del braccio di ferro, invece non l'ha fatto. Comunque, sì, avete visto anche questa giocata, ragazzi? Una delle pochissime e fantastiche giocate che potete fare in questo gioco. Giocate, combinazioni, come la volete chiamare. Comunque, quarta e penultima missione contro... contro Bagliore. Vediamo. Allora, elettricista, orco, no. Può andare. E anche evocatore di zombie. Evochiamo. Grande, elettricista. Abbiamo anche... cioè, volevo dire l'ingegnere, sì. Abbiamo anche l'elettricista qua in mano. Forse lo faremo sopravvivere fino al terzo turno, così li combineremo insieme. Passiamo il turno. E anche teletrasportami. Grande. Tutte e tre appartenenti alla categoria scienza. Lo facciamo, ragazzi, lo so che è un po' è uno spreco, però... voglio che sopravviva l'ingegnere. A meno che non lo faccio fuori. Elettricista, speriamo che non lo faccia fuori. E lo fa fuori. Dannato Bagliore. Quello che volevo. Iniziare a pescare questi orchi, visto che... piano piano stiamo salendo di turno. Yeti. Folgoricocca. Ah, caspita. Togliamo di mezzo lui. Giocheremo teletrasportami sul davanti alla folgoricocca. Se sarà necessario. Yeti. No, micia. Ok, lo possiamo fare. Quella micia non ci piace con la fila. Come possiamo toglierla di mezzo? Non abbiamo zombie anfibi. Ah, caspita. Sarà la nostra rovina. Che facciamo? Teletrasportiamo l'orco? No, giochiamo... infesta zombie qua e passiamo il turno. Ma dai, con questi gatti, dannazione. Ci tocca farlo. Teletrasportiamo... lo Yeti qua. Abbiamo altre coppie del mazzo, non vogliamo beccarci tutti questi danni diretti. Orco infermiere, dove sei? Ci dobbiamo curare. Ah, grande. Facciamo così. Orco qua. Così ti vuoi parare le chiappe? Se proprio vuoi. Non sai che abbiamo portamerenda in mano? Ah, Bagliore. Che calcoli mi fai? Bene. Ah, tutti i trucchi in mano.
mi serviranno. Tiffa. Ah, caspita, è inutile ormai potenziare l'orco. Però comunque una brutta fine. Anzi no, facciamolo nel caso. Facciamo così. Potenziamo. E potenziamo anche lui. Non si sa come possa difendersi da questi colpi. Può parare il primo, non il secondo, oppure il contrario, anche perché abbiamo potenziato entrambi gli zombie. Vediamo cosa si becca. Ah, e si para le chiappe. Va bene. Era inutile perché qualsiasi abilità pescava si salvava lo stesso. Tutte abilità importanti, il bagliore. Testa zombie. E abbiamo vinto, ragazzi. Con i pipistrelli. Benissimo. E siamo dunque arrivati al pezzo finale, all'ultima missione di questo capitolo. Ritorna per l'ultima volta Cavaliere di Noce. Andiamo e vediamo di come la sfida boss si metta. Questa ci serve poco. Due elettricisti no. Dai, ancora. Ah, ragazzi. Ci teniamo l'orco? Sì, teniamocelo. Che ci dici, Zombotron? Com'è questa sfida boss? Cavaliere di Noce inizia con più 10 di salute e meno 3 carte. Ciò mi innervosisce. Dovrò colpire qualcosa di piccolo e coccoloso. No, va a nostro vantaggio. Abbiamo pezzi grossi ai turni finali, quindi più si tiene in vita Cavaliere di Noce, più va a suo svantaggio. Non saprà mai cosa l'avrà colpito. Da quale mano di orco si è preso gli schiaffi? Passiamo avanti al turno. Passa anche lui. Chi vuole fornire di queste carte prima di fare qualche giocata? Passiamo anche noi il turno. Dai, cosa sono tutti questi orchi? Caspita. Dove sono le nostre carte con costo basso? Comunque. Giochiamo l'orco frantumante qua. Ok, macadamia. È una corsa, eh? Agli attacchi diretti. Elettricista. Ti parli Chiappon? Non lo fa. Ma dai, ma cos'è sta storia? Dai. Lo dobbiamo fare sull'elettricista. Inutile farlo sull'orco. Togliamo di mezzo la macadamia. Siamo tenuti il raso, a quanto pare ci è servito. Ok. Magorco qua. E adesso inizia il bello di questa partita. Tutti orchi. Ah, no, c'è specchio, eh. Facciamo così. Cambiato mazzo, cavaliere, eh. Si è preparato bene per questo pezzo finale. Servirà poco, te lo posso assicurare. Questi orchi non sono bravi a farsi amicizie con la fazione delle piante. Eeeh, la madonna. Cos'è sta storia? Pioggia acida.
Ti stai proteggendo le chiappe quanto più possibile. Non so quanto tempo tu possa guadagnare, cavaliere. È la tua fine. Ma guarda che roba. Cioè, qua ci vuole un altro porcino. Dov'è l'altro porcino? Cavaliere, dov'è? Lasciamo perdere, va. Ragazzi, che storia. La famiglia degli orchi. Ci mancava solo l'orco degli abissi sull'ultima fila e eravamo tutti felici e contenti. Oh, oh! La noce è stata schiacciata e la vittoria è ancora nostra. Grande. Sì, vi sottolineo il fatto che il lato un porcino è davvero un trucco micidiale contro questo mazzo, ragazzi. Non capisco perché il cavaliere non ce l'aveva. Apparteneva alla categoria guardiani, stessa categoria del lato un porcino. Ma comunque, questo è stato il nono capitolo, ragazzi. Questo è stato il mazzo branco di orchi con l'eroe zombie di Morticia. Il prossimo capitolo con la fazione di zombie, che sarà anche ultimo, che faremo con Zimek, sarà contro Berretto da notte. Vi ricordo quindi di darvi appuntamento e di non perdervi questo episodio. Detto questo, direi che anche per questo episodio non ci rimane nient'altro da vedere e scoprire. Vi ringrazio per la vostra presenza, per essere rimasti fino alla fine. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate le notifiche cliccando la campanella vicino al tasto di iscrizione. Non perdetevi nessun contenuto che carico sul canale. Vi do appuntamento ad un prossimo video. Qui è tutto. Un saluto, bella!